7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother. Bella regà, e ben ritrovati in questo nuovissimo video che è lo speciale per i 170 iscritti. Perché c'ho 170 iscritti e dovevo fare un video, quindi dovevo dargli un titolo figo, quindi si intitolerà Speciale 170 iscritti. Furbo ragazzo, eh. Ah, quest'oggi volevo parlare, cioè, siccome era stata fatta una richiesta tipo 6 anni fa da una mia amica di recensire, cioè comunque di far vedere in un video i miei cappelli, sì, perché io adoro i cappelli, non li farò vedere tutti, ne farò vedere alcuni miei preferiti, dei quali racconterò la storia e come li ho avuti, dove li ho comprati e perché quel cappello, perché non un altro, e quelli che mi hanno regalato e quali uso di più, quali usavo prima e non uso più, vabbè. Comunque io direi di partire da questo qui, che è il primo cappello che ho avuto in assoluto. Infatti è un cappello da bambino e non mi entrerà mai, nemmeno se lo metto al buco più largo, credo, perché no, è proprio impossibile che mi entri. Quindi questo è stato uno dei, cioè almeno da che io ricordi che amo i cappelli, è stato il primo cappello che mi è stato regalato. È un cappello bellissimo dei Chicago Bulls e cioè sotto è verde, sopra è nero, è qualcosa di spettacolare. Su questo, che sì, ok, non è un cappellino con visiera, ma questo è stato il mio primo cappello quando andavo sugli sci e poi successivamente sullo snowboard. È veramente qualcosa di estremo, perché te lo metti e bam, c'hai i capelli bianchi. Cioè, quando vai sulla neve è qualcosa di fighissimo e penso parecchi hanno un cappello così, perché tutti dovrebbero avercelo. Questo l'ho comprato, mi pare, a Andalo nel 2004-2005. Comunque, qualcosa del genere, io lo adoro, perché cioè, guarda che taglio. Non so se si vedrà mai. Però è un taglio perché è troppo figo. È un taglio perché è troppo figo, bellissimo. Poi, andiamo avanti. Questo è stato il mio primo cappello con visiera, che è un New Era dei New York Yankees, alquanto schifoso, tutto brilluccicoso, cioè proprio, c'avevo tipo 12-13 anni così. E per questo qui l'ho comprato a Barcellona e niente. Poi qua sotto ci ho attaccato un QR code che non so mi hanno dato, non so nemmeno di chi sia, se volete scannerizzarlo non ne ho idea. E questo è stato il mio primo cappello in assoluto, che al quale è stato staccato il bollino, e qua si vede che ero ancora un bambino, perché io ho staccato il bollino, e cosa che poi non ho fatto agli altri, almeno a quelli che già ce l'avevano. E questo è un 7/5, che più o meno è la mia misura di quando ho i capelli un po' lunghi. Sì, perché cambio misura in base a come mi taglio i capelli, quindi in base a come ho i capelli mi compro un cappello. Poi, andando in ordine, ci sta questo qui, che è della Ezekiel. Si può vedere chiaramente, se metti a fuoco. Non è vero? Metti a fuoco, brutta macchinetta del cazzo. E dai. Fuoco. Niente. Eccolo. È della Ezekiel. È un flex fit, quindi non ha misura, è elastico. E questo mi è stato regalato da un mio amico che si chiama Fabio. E questo è stato un cappello che mi è stato regalato da lui e mi piace un sacco e l'ho sempre messo per skateata quando me l'ha regalato. Poi dopo, successivamente a questi due cappelli che sono stati, diciamo, i primi che ho comprato, cioè il primo che mi hanno regalato e il primo che ho comprato, c'è stato un exploit, perché dovunque andavo mi compravo un cappello. Questi, 1, 2, 3 e 4. Questi 4 li ho acquistati tutti quanti a New York. Questo è sempre un 7/5 della New Era, è un DC della New Era verde, e anche questo potete vedere è molto carino. Poi ho comprato questo, comunque sono tutti New Era quelli che ho comprato a New York. Questo qui è un cappello degli Indians, che è un cappello vintage, cioè diciamo non è un cappello recentissimo, e se potete, volevo farvi vedere che cosa c'era scritto qui sopra, che è la cosa che mi piace più in questo cappello e in un altro che ho, che sono sti cappelli appunto vintage vecchio, e quale c'è scritto "It's not a cap, it's a flag", vuol dire che non è un cappello ma è una bandiera questa. Per questi sono così fighi i cappelli della New Era, perché hanno un significato, capito?
E questo è degli Indians e guardate dietro che figata della Major League de Baseball, cioè cose assurde. E questo pure è abbastanza bello, dai. Pazzo quanto so figo. Poi, ho questo qui, che è un cappello, sempre molto simile a quello degli Indians, cambia poco. La squadra non me la ricordo perché non è una squadra famosa, perché praticamente è questo qui. È un cappello, se vedete il simbolo, diverso dalla Major League di Baseball, perché è un cappello della Minor League. Eccolo. Prende a Serie B del Baseball. Cioè, penso solo io c'ho un cappello della Serie B. È come se te compri il cappello del Gallipoli. Cioè, la maglietta del Gallipoli. E questo qua mi è piaciuto un sacco. E prendi io questi due cappelli, quello degli Indians e questo qui di sta squadra di Serie B. L'ho pagato $2 l'uno, cioè una cosa assurda, $2 l'uno. Ho detto no, me lo devo prendere. E poi c'ho questo, che è l'unico cappello che ho, del basket, del NBA, proprio, che è dei Clippers. Ce n'era un altro, pure questi l'ho pagato $2, li ho presi tutti allo stesso modo. Ce n'era un altro, ma era bianco celeste, raga. Bianco celeste il cappello, non me lo compro, mi dispiace. E questo è molto, molto ippopeggiante, infatti questo lo uso poco, però dai. Poi comunque, intanto qua si sta a creare una pila assurda di cappelli, dopo lo faccio vedere. Ah, poi c'è questo sempre comprato a New York, questo è proprio stato comprato così, tanto per ricordo, no? Diciamo, perché, nel senso, quei cappelli proprio non tarocchi de più, scritto New York, però ci stava tutto perché era, cioè, questo è proprio da, a parte mi sta strettissimo adesso perché non so, mamma mia, non riesco a respirare, cioè, sta visiera, sta alzata tipo alla Willy il principe di Bel Air. Poi qua ci stanno tutti i diamanti con scritta NY, è molto banale. Sti cappelli io li detesto, giuro, quelli, cioè, quelli non originali, non originali, però che sono brutti da vedere. Però questo qui c'ha un particolare stile perché è proprio gypsy, no? Cioè c'ha le scritte con i diamanti, figo. Particolare, e poi pesa 63 kg. C'è questo, vabbè, che non è un New Era, ma è un basco. Che mi è stato riportato da Cuba dai miei genitori. Poi c'era pure la stellina, quella, sai, quella bianca, quella Che Guevara. Ecco, questo è il Vasco, proprio da comandante. So bello, eh? Hasta la victoria siempre. Ok, andiamo avanti. Il Vasco c'era poco da dire, me l'hanno regalato. Poi abbiamo questo qui che è un cappello, penso, uno dei più banali. Ok. Non c'ha nessun significato, nessun niente. Però questo mi ricorda. Questo è. Ho snapback, snapback. Mentre gli altri che ho fatto vedere finora nessuno era snapback. Erano tutti. Non so come si chiamano. Vabbè, questo è snapback. E questo qui me lo sono comprato a Praga e mi ricorda il viaggio a Praga fatto con i miei amici di scuola quando facevo il quarto superiore. E mi fa tornare giovane. E questo, non lo so, lo metto nelle situazioni poco importanti, tipo quando sto in pigiama e esco da casa per portare giù i cani. Però c'è una storia dietro, capito? Questo è stato un cappello della Billabong, double pass. Oh yeah, molto snowboarder. Che mi è stato regalato per compleanno dai miei amici. E vedi, ci sta. Sto cappello è figo. Cioè, verde e grigio allo stesso tempo. Cioè, grigio, verde e grigio. Ah sì, cioè, questo qui. Cioè, regà, questo cappello. Vi faccio vedere quanto è figo. Questo non lo trovate in commercio da nessuna parte perché l'ho fatto io. Cioè, vedi, è proprio cucito a mano. Metti a fuoco. Cioè, cucito a mano così. Ma dove lo trovi? Questo mi ha insegnato mia madre a farlo. E sopra ci ho fatto il centrino alla madre di Francesco. E questo è tipo un teamwork mio, di mia madre e alla madre di Francesco. E questo è il super cappelletto più matto di tutti. Proprio alla yo-yo nigga. Poi, vabbè. Poi c'ho un cappelletto banale nero per tutte le occasioni. E questo ce lo dovrebbero avere tutti. Eccolo, cappello nero tipo alla J-Ax. Dentro ci si sente piccoli pe. Però i cappelli sono una bella scusa per quando c'hai i capelli di merda. Questo qui l'ho comprato a Louvain, che è la città dove io stavo abitando quando sono stato a lavorare in Belgio. Sempre uno snapback, ma sono passato agli snapback perché sono più comodi. Prendete, questo è proprio swag, leopardata, no, vedi? E vabbè, però è fichissimo, non so nemmeno di che marca sia. Wemoto tipo. Però mi piaceva troppo. È bello, bella fattura. Poi andiamo. Questo qui l'ho comprato a Bruxelles quando sono venuto a trovarmi i miei genitori. E
Sempre un New Era, Snapback. Con scritto The Incredible Hulk, cioè guarda, The Incredible Hulk. È qualcosa di spettacolare, raga. E lo mettiamo sempre qua, oddio. E questo, c'ho, penso l'ultimo per ora, cioè di quelli che ho selezionato, che è questo qui. Questo molto, oddio, metti a fuoco, dai. Ecco, della Vans, molto serio, col camosciato qua. Sempre snapback, però uno snapback molto serio con la pelle. Cioè questo è l'ultimo cappello che ho comprato, un cappello da signore proprio. Cioè questo, mamma, te lo metti, diventi un professionista, cioè, guarda. Ma uno con cappello così, ma quanto è serio? Cioè, bellissimo. E quindi avete pure visto l'evoluzione, cioè da primo cappello c'è una ciofeca, si può dire, da dodicenne. Questo è l'ultimo, cioè, si vede proprio la differenza di stile. E niente. Vabbè, comunque, diciamo che è passato il tempo limite. Vorrei chiudere questo video salutando Martina, che è colei che mi aveva chiesto di fare questo speciale. Quale? Gli mando un bacione. Poi dovevo salutare il mio amicone Riccardo Parisi, cioè che mi scrive sempre su Facebook, ma quanto ne voglio bene. E comunque pure lui c'ha i cappelletti, quindi spero che ti piace sto video. Ringrazio i 170 iscritti uno per uno, cioè tanto siete pochi. Non è vero, per me siete un sacco, però cioè, se vedete l'altro, 200 miliardi di iscritti. Quindi io sono un po' rascio. Sono un po' rascio. Mannaggia. Vabbè, comunque oh, immaginate 170 persone qua dietro, cioè... Speriamo che non mi vanno menà, diciamo. Vabbè, comunque, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, non lo condividete, no. Che sai che figura di merda, cioè, vedetelo ristretto con 170 persone. E niente, se beccamo al prossimo video, e mo devo chiudere il video in una maniera figa, famo con la mano, così. Raga, vi faccio vedere una cosa. Guarda i cappelli. Guarda quanti cappelli! Beh, riposizioniamo la prima. Siamo pronti, contiamo quanti cappelli sono. Uno, non contati. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici. 14, oddio, 14, 15, 16, 17 cappelli, ho selezionato solo al...